Si chiama Team Filo Rosso e consentirà la produzione di mascherine all'interno degli stabilimenti Brioni dell'area Vestina. Infatti l'azienda di alta moda, dopo lo stop previsto dal DPCM, è riuscita velocemente ad organizzare una produzione interna di mascherine per creare un filo rosso di solidarietà, da qui il nome Team Filo Rosso, che verrà esteso anche a chi ne ha più bisogno. Le mascherine verranno prodotte all'interno dello stabilimento di Montebello di Bertona, dove l'azienda ha allestito una linea di macchine da cucito per ospitare chi vorrà far parte del team. L'azienda ha già di fatto formalizzato tutte le richieste alla luce delle norme in circolazione adesso, mentre la produzione prenderà il via non appena verrà consegnato il materiale, con molta probabilità la prossima settimana. Il lavoro, assicura Brioni, rispetterà rigorose norme di sicurezza e di igiene. Dopo la Fater, un'altra grande azienda del nostro territorio, la Brioni, risponde a un'esigenza nella produzione di questo DP. Siamo convinti che l'azienda riuscirà in questo intento e siamo anche soddisfatti di questa scelta, perché è una risposta concreta alle esigenze di questo territorio, specialmente dell'area Vestina, perché è un territorio martoriato da questo virus. Dal 12 marzo i dipendenti dei tre stabilimenti vestini di Roma Style, di Penne, Montebello e Civitella Casanova sono in cassa integrazione e, secondo il DPCM firmato ieri sera 10 aprile dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, lo saranno fino al 3 di maggio. In questo periodo i lavoratori avranno su base volontaria la possibilità di utilizzare ferie, permessi, roll e ex festività per posticipare l'inizio della cassa integrazione. Inoltre avranno la possibilità di monetizzare 27 ore di ex festività con il cedolino paga di giugno o di settembre.